Oggi, che la moda degli studi epistemologici in filosofia è sostanzialmente tramontata e quindi la polvere delle polemiche, dei dibattiti si è depositata, siamo in grado probabilmente di fare delle scelte ponderate e di definire qual è il lascito del dibattito epistemologico del XX secolo e appunto determinare quali sono i testi, gli autori che più possono darci degli insegnamenti validi per lo sviluppo futuro sia della filosofia che della scienza. Uno dei testi fondamentali da questo punto di vista della tradizione epistemologica novecentesca è sicuramente la Teoria fisica pubblicato da Pierre Duhem nel 1906. Duhem era uno scienziato militante, un fisico, un chimico francese, che appunto raccolse le sue riflessioni metodologiche in questo testo fondamentale. Se volessimo adesso sintetizzare la proposta di Duhem, le caratteristiche fondamentali della sua epistemologia, potremmo dire che essa si presenta innanzitutto come una epistemologia fenomenico-simbolica, e quindi come un'epistemologia ostile ad ogni forma di reificazione che si possa associare alla teoria fisica. E quindi sostanzialmente una dottrina epistemologica antimaterialistica. Un secondo aspetto fondamentale è costituito da quello che possiamo chiamare, definire l'olismo epistemologico di Duhem, che è appunto noto per aver criticato il cosiddetto experimentum crucis e quindi nell'aver determinato una visione della confutazione, della verificazione conoscitiva e scientifica in termini globali ed olistici, come vedremo. Da questo punto di vista, quindi, la scienza, così come appare nelle riflessioni epistemologiche di Duhem, diventa un organismo vivo, diventa qualcosa assai simile agli oggetti viventi, agli enti, a ciò che appunto esiste in natura, oppure ad un linguaggio, ad una tradizione linguistica, assume le stesse caratteristiche, appunto di un linguaggio, di un organismo vivente, perdendo, in maniera, positiva direi, le caratteristiche di astrazione e rarefazione che invece molte altre epistemologie e la scienza stessa in molte sue autorappresentazioni tendevano ad accreditare. Un'altra cosa molto importante che va sottolineata dell'epistemologia di Duhem è appunto la sua poi componente anti-ideologica, così come in Duhem la reificazione materialistica o di altro genere, modellistica in genere, viene respinta, allo stesso modo la scienza viene protetta da tentazioni sempre ricorrenti di strumentalizzazione ideologica che se ne possono fare. Infine, Duhem è stato anche un grande storico della scienza e ha impostato la sua storiografia sulla base di una metodologia che è contestata spesso dagli storici della scienza, ma che è, come vedremo, pienamente comprensibile all'interno dell'impianto epistemologico che lo caratterizza. La metodologia scientifica, appunto, duhemiana è quella del continuismo.